Nuovo percorso per la Marathon degli Aragonesi numero 6 che quest'anno parte da Civita, il borgo affacciato sulla Valle del Raganello, che ha permesso agli organizzatori di ridisegnare un circuito di oltre 60 km che metterà in contatto i bikers con gli scenari naturali più affascinanti del Pollino Calabrese. Noi speriamo di arrivare intorno ai 500 iscritti. E quindi provenienza da tutta Italia, anche perché abbiamo avuto delle prenotazioni da Brescia, quasi da tutta Italia, ecco, anche se diciamo è una manifestazione che interessa il centro-sud. Si punta a superare la soglia dei 500 atleti in gara per l'edizione 2019, che si prepara al debutto domenica 2 giugno. Credo che questo sia il quarto anno che la Marathon degli Aragonesi entra nel calendario dei grandi eventi del parco, a dimostrazione che, come io ho sempre detto, è stata una sfida questa che abbiamo vinto, perché il primo anno abbiamo ovviamente scommesso molto su una vetrina che poteva sicuramente dare al territorio dei risultati, così è stato, perché c'è stato un crescendo continuo del numero dei partecipanti alla gara, degli accompagnatori e di tante persone che sono venute qui nel territorio. Poi quest'anno anche questa caratteristica di farla partire da Civita, come ente parco, l'abbiamo molto apprezzata, perché va dentro quella strategia che abbiamo messo in campo di far ripartire alla grande il sito di Civita. E essendo un evento di cooperazione col parco, ogni anno cerchiamo di coinvolgere un paese diverso. È successo con Castrovillari, con Frascineto, e quest'anno è toccato a Civita. Ora, come sappiamo, Civita è uno dei borghi più belli d'Italia, per cui credo che sia una delle location più belle che abbiamo di questo territorio. Il percorso si snoderà nel seguente modo: si partirà da Civita e si andrà attraverso delle stradine interne e degli sterrati a Frascineto, per cui nei primi 10 chilometri toccheremo già due comuni del parco, che sono Civita e Frascineto. Da Frascineto poi si andrà verso la Petrosa, per cui a quel punto siamo già a Castrovillari. In 15 chilometri praticamente abbiamo già coinvolto tre comuni del Parco Nazionale del Pollino. Da lì, dopo esattamente 18 chilometri, prenderemo la famosa Imperticata. L'Imperticata, che è una delle salite, credo la salita più dura del Trofeo dei Parchi, che molti biker vogliono fare per la prima volta e che vogliono sfidare, non soltanto ad essere una stupenda salita, perché si comincia da giù con 600 credo di dislivello e si arriva fino a 1500, per cui anche a livello paesaggistico è spettacolare, perché c'è un cambio di terreno che solo la Marathon degli Aragonesi può proporre.